Eccoci qua, siamo a Tevereest e stiamo aspettando delle tre vittime sacrificali da utilizzare in autostrade. Eccole qua, salutiamo questi ragazzi, buongiorno, da dove arrivate? Salve. Benissimo, da dove arrivi? Da Lecce. Da Lecce, mettiti questo in tasca, benissimo, salve, sì. Perfetto, salve. Voi sapete che siamo al centro del centro del centro dell'Italia. Una volta veniva anche mia moglie qua, quando facevo le tournée, siccome era al centro, io gli davo la roba sporca da cambiare, e lei me la cambiava, mi salutava, mi baciava. Adesso, dopo 30 anni di matrimonio, c'ha un cappuccio e mi tira la roba con la valigia dall'altra parte. In compagnia di Autostrade per l'Italia, visiteremo la Tuscia settentrionale, con una breve incursione nella Val di Chiana. Anche oggi vogliamo ricordarvi che viviamo in un paese meraviglioso. Per ritrovare le origini della Tuscia, dobbiamo risalire agli antichi Etruschi. Con questo nome, infatti, i Romani identificarono l'area abitata da questo popolo ancora in parte misterioso, la vecchia Etruria. Oggi, quando si parla di Tuscia, si pensa per lo più alla provincia di Viterbo, ma storicamente questo è un errore. I confini della Tuscia, infatti, comprendono anche la Bassa Toscana e parte dell'Umbria. Stiamo scendendo sottoterra per cercare dell'acqua nel famoso Pozzo della Rocca, diventato dal 700 Pozzo di San Patrizio. Continuiamo a scendere, a scendere, a scendere. Città della Pieve è un tipico posto di confine nel quale si fondono in modo originale elementi culturali umbri, toscani e laziali. Il termine Pieve indica una chiesa munita di fonte battesimale. Sorgeva probabilmente dove ora c'è la cattedrale di San Gervasio e di San Protasio. All'interno, tra le tante opere del Perugino, quella che preferisco è la tavola raffigurante il battesimo di Cristo. Ma il Perugino non è l'unico abitante famoso di Città della Pieve, l'altro è lo zafferano. La produzione dello zafferano inizia con l'impianto dei bulbi che avviene ad agosto, nel periodo metà agosto in poi, fino a fine agosto. Dopodiché a ottobre iniziano a spuntare le prime foglie e poi subito il fiore, che è stupendo, è molto bello, quindi anche molto bello da vedere questi campi di zafferano nel periodo della fioritura, fine ottobre, primi di novembre. E da allora inizia il lavoro vero e proprio, cioè quello della raccolta dei fiori, la successiva sfioratura, cioè la separazione dello stigma anche all'interno del fiore, che è quello che poi è lo zafferano, e poi l'essiccazione. È un processo naturale molto semplice, molto tradizionale, diciamo, che produce questa spezia di altissima qualità. A nord di Viterbo troviamo il bellissimo lago di Bolzena, che dà anche origine all'omonima città, che una volta in realtà si chiamava Velzna, era una città etrusca. Poi sono arrivati i Romani, l'hanno rasa al suolo e l'hanno ricostruita. Praticamente i Romani non avevano bisogno di grandi terremoti, arrivavano e tiravano giù tutto. Si vede che il business della ricostruzione era fortissimo anche allora. Lasciamo l'Italia centrale con i suoi gioielli straordinari e la sua storia millenaria e continuiamo questo viaggio in un paese meraviglioso insieme a Autostrade per l'Italia, che ci accompagneranno per cercare i suoi tesori più nascosti.